Signore e signori, buonasera, bentornati al Palasport di Parona, settima giornata del giorno di andata, Serie C Gold, girone verde, questa sera Expo Inox Mortara contro Nervi Enese Basket. Formazioni che più o meno si equivalgono in classifica, Mortara 6 punti, 3 vittorie consecutive, ha subito 3 sconfitte da ultima quella di settimana scorsa in quel di Busto. Dall'altra parte Nerviano per adesso ha 2 vittorie e 4 sconfitte. Rivoluziona un po' il quintetto Coz Zanellati per l'occasione, in campo ci sono Monacelli, Basani, Capitani Vernizzi, Garcia e Musso, dall'altra parte ci sono Crusca, Ceppi, Nuclic, Frontini, ex Vigevanese, e Corti, giocatore che ha vestito l'anno scorso la maglia di questa stagione, sono la maglia di Legnano. Pronto per la palla 2 l'arbitro, che Michael Bavera, accompagnato da Lucia Giovanna Barbagallo. Si può andare a iniziare questa settima giornata del girone d'andata. Stortissima la palla 2, premia Corti che serve Ceppi, apertura per Crusca, ancora Ceppi, scambiano ancora i due, su Ceppi c'è marcatura in Vernizzi, arriva il blocco di Frontini, si apre ancora per ricevere il numero 4, Ceppi che scarica da 3 punti, e primo canestro di Ceppi, palla nelle mani di Garcia, si apre, riceve in mezzo all'area Basani, spalla canestro contro Nuclic, si libera il play argentino, appoggia il tabellone e va a segnare i primi punti di serata. Franco Basani, che insieme a Garcia è stato uno dei due migliori nella gara di Busto, sono un po' mancati i giovani stasera, vediamo se palla ancora in mano di Ceppi, c'è il blocco di Corti, rimane Basani con lui, passa e scambia con Muzio, la palla è nell'angolo proprio per Corti, spalle a canestro, su lui c'è in marcatura Muzio che non lo fa respirare, l'apertura per Crusca oltre nei 3 punti, a segno anche Crusca. 2 Mortara, 6 Nerviano, palla in mano di Monacelli, arriva il blocco di Garcia, esce Frontini, la palla va nell'angolo per Muzio, fronteggiato da Corti, il suo tiro è corto, la palla di Ceppi, l'apertura lunga per Nuclis, da questa a Crusca, si resta da 3 punti ancora il numero 7, non va, rimbalzo lungo, premia Monacelli, parte l'azione offensiva di Mortara con il play umbro, esce Frontini, l'apertura per Garcia che finta il tiro da 3, poi va da Muzio, poi scarica per Basani, 10 secondi per l'azione offensiva dei gialloblu, ancora Basani fronteggiato da Corti, lo va a sfidare, va a appoggiare il fondo della retina, non lo trova perché il ferro sputa il tiro del play argentino, corre velocemente Ceppi, c'è Monacelli in marcatura su di lui, lo batte sul primo passo e va a appoggiare altri 2 punti. 2 Mortara, 8 Nerviano, 8 minuti e 10 secondi alla fine del primo quarto, passa a metà campo in Vernizzi, la palla è per Muzio, si apre per ricevere molto lontano il canestro Garcia che finta il tiro, poi va ancora da Invernizzi che vorrebbe ancora Basani, sempre francobollato da Nuclic, nei lati si alza per dire le mani, la palla è per Garcia, spalla canestro contro Corti, si apre Garcia, il suo arcobaleno va a segno, primi punti anche per la Garcia, 4 Mortara, 8 Nerviano, palla in mani di Ceppi, Ceppi scarica con Nuclic, ancora il numero 4 palimano, sfrutta il blocco di Frontini per superare la difesa di Monacelli, va in mezzo all'area, la difesa, i lunghi mortaresi non collassano, e Ceppi realizza altri 2 punti, 4 Mortara, 10 Nerviano, palla nelle mani di Garcia, ancora Invernizia, aspetta l'uscita di qualcuno, esce Invernizia, arriva Basani, batte Nuclic sul primo palleggio, poi scarica per Muzio, trova il fondo della retina e subisce anche il fallo. Fallo del numero 22 Corti, primo fallo per lui, tiro libero aggiuntivo per Muzio. Il numero 8 comincerò pestando, diamo un occhio, non va a segno il libro di Muzio, quindi 6 Mortara, 10 Nerviano, corre per il campo Ceppi, la palla è per Corti, scambia con Crusca, il taglio al fotocanestro di Ceppi che poi riapre, Monacelli ci mette una mano, brucia la difesa di Nuclic, arriva il contropiede con la volata di Garcia, 8 Mortara, 10 Nerviano, 6 minuti 52 alla fine del primo quarto, palla nelle mani di Ceppi, sempre fronteggiato da Basani, vorrebbe sfruttare il blocco di Frontini, poi arriva quello di Corti, rimane in mezzo all'area, poi scarica per Corti, il pallone è sbagliato, lo recupera Invernizzi che si incarica di passare a metà campo, poi scarica per Basani, Basani batte Crusca, rischia di inciampare, poi ancora per Invernizzi, c'è Monacelli ma è troppo lontano, la linea di passaggio arriva, Nuclic sempre abbassa sempre le mani,
Buster sul primo pareggio, c'è Frontini con Monacelli che si arresta dai tre punti e va a segno. 11 Mortara, 10 Nerviano, 6 minuti e 10 secondi alla fine del primo quarto. Riparte l'azione offensiva della formazione ospite, palla nelle mani di Nuclic, aspetta l'uscita di Krusca, va con Monacelli, Invernizzi gli sporca il pallone, va in contropiede, poi e va a appoggiare in fondo alla retina Invernizzi. Ottima giocata del capitano Mortarese, la palla ancora per Frontini, molto nel canestro, Monacelli marcatura su Nuclic, c'è il taglio, c'è l'uscita di Krusca, ancora Invernizzi con lui, la riapertura è per Ceppi che stavolta il suo tiro non va, rimbalzo di nelle mani di Garcia, palla nelle mani di Invernizzi che passa da metà campo, chiama lo schema il capitano Mortarese, c'è Frontini sempre a fare lo show, la palla è per Garcia, spalla canestro flangiato da Krusca, rischia di palleggiarsi su un piede, apre per Muzio che tiretto cortissimo il Daniel Muzio, si scusa con i compagni, si riprende dal fondo campo, 13 Mortara, 10 Nerviano, 5 minuti e 20 secondi in questo momento alla fine del quarto, palla nelle mani di Ceppi, sempre Basani su due in marcatura, sale Nuclic ma non riceve, arriva il blocco di Frontini, c'è un altro blocco di Frontini per liberare Nuclic nel cuore dell'area, poi la riapertura per Frontini sul fondo dell'area, batte la difesa Mortarese in recupero e va a appoggiare i primi due punti del numero 16, 13 Mortara, 12 Nerviano, palla ancora nelle mani di Muzio, sale per ricevere Monacelli, sempre francobollato da Ceppi, si apre per ricevere Basani, stavolta l'arbitro vede la trattenuta di Nuclic, primo fallo anche per il numero 10, secondo fallo di squadra per la formazione ospite, rimessa in attacco con 14 secondi per l'azione offensiva di Mortara, si incarica della rimessa prima in fondo campo, la rimessa, Invernizzi chiama lo schema da prendere per effettuare questa rimessa, vediamo l'apertura, si apre Monacelli per ricevere, l'apertura è sulla lunetta per Garcia che scarica per Monacelli ancora da tre punti, ancora a segno il play umbro, 16 Mortara, 12 Cinerviano, palla nelle mani di Ceppi, ancora Krusca, scambia ancora con Ceppi, c'è il blocco di corte che poi va via, aspetta il taglio sulla di fondo proprio di Krusca, francobollato da Invernizzi, ancora Invernizzi sul numero 7, gioca con Corti, Corti si spazia, il tiro da due punti non va, rimbalzo di Invernizzi, arriva a rimorchio Frontini e travolge il capitano Mortarese, fallo del numero 16 che dice che non ha voluto, però ha cercato la palla ma ha travolto il Mortarese, primo fallo anche per lui, terzo fallo di squadra per la formazione ospite, 16 Mortara, 12 Nerviano, 4 minuti e 26 secondi alla fine del primo quarto, la rimessa nelle mani di Monacelli fronteggiato da Ceppi, passa alla metà campo in questo momento, poi serve Garcia, un po' rischioso il servizio per il lungo argentino, la palla è per Invernizzi, da questi a Basani che finta va in penetrazione, si spazia, un po' complicato l'appoggio, però arriva Muzio che sbaglia l'appoggio dai due punti facili ma subisce il fallo di Corti, dovrebbe essere il secondo fallo per lui, Muzio è arrivato su un po' morbido, ha cercato la giocata, non l'ha trovata, pronto un cambio, pronto ad entrare con il numero 0 Lorenzo Lovato, due falli per il numero 22, secondo fallo per lui, bonus peso con questo fallo della formazione ospite, due tir liberi per Muzio, sì, l'ho fatto le indicazioni, pronto un altro cambio per coach Corrado, è pronto ad entrare Marotto, a segno il primo libero di Muzio, ancora un libero per il numero 17 in casacca Expo, a segno anche il secondo, 18 Mortara, 12 Nerviano, esce Nuclic, entra Marotto, esordisce nella partita, da panchina Mortarese si alza geloso per le indicazioni sui cambi, è Monacelli che si attacca al numero 8 mentre Krusca è fronteggiato sempre da Invernizzi, palla in mano, esce proprio Marotto, cerca il ricciolo, rischia di perdere la maniglia, poi la ritrova anche sul tentativo di difesa di Invernizzi, la palla è per Lovato, corre la linea di fondo, scarica per Frontini, tiro piazzato del numero 16, va a segno, 18 Mortara, 14 Nerviano, palla nelle mani di Garcia, da questi Invernizzi che finta il tiro da tre punti, va da Monacelli, vorrebbe spalla canestro Garcia contro fronteggiato da Frontino, il tiro è morbido ma non è accolto dal ferro, Garcia
ha una seconda opportunità, sbaglia anche questa, poi il rimpallo Lovato fa girare la palla e la colpisce Muzzo, quindi palla che torna nelle mani di Nerviano. 3 minuti e 21 secondi alla fine del quarto, doppia occasione di Garcia, non è andata a fondo della retina. Palla nelle mani di Ceppi che chiama lo schema, passa a metà campo in questo momento il numero 4, rischia l'infrazione di passi, arriva Lovato ad aiutarlo, sempre sull'imarcatura Garcia. La riceve a spalla canestro Crusca che va a giocare contro Invernizzi, un po' molle la difesa, però Crusca si pianta proprio sul momento di appoggiare al ferro, quindi qui arriva Ceppi con un po' di violenza, c'entra purtroppo, colpisce Monacelli, assolutamente involontario il colpo del numero 4, però è doloroso, due liberi per il play mortarese. Ceppi ha visto la possibilità di cercare l'anticipo, il dito no, che si scusa prontamente, due liberi per Monacelli che ha preso un colpo sull'occhio sinistro, ha cercato l'anticipo, ovviamente Andrea Lunetta il numero 6 per due liberi, bonus peso dicevamo dalla formazione ospite. Assegna il primo libero di Monacelli, ancora un tiro libero per lui. Assegna anche il secondo. 20 Mortara, 14 Nerviano. 2 minuti 59 alla fine del primo quarto. Time out chiamato dalla panchina ospite. Monacelli può anche un attimino controllare la botta presa in faccia, assolutamente, ripetiamo, assolutamente involontaria, ma alquanto dolorosa il colpo subito del numero 6 morto. Pronti a tornare in campo dopo il time out chiamato da coach Massimo Corrado. 2 minuti e 59 secondi alla fine del primo quarto, 20 Mortara, 14 Nerviano. Si rientra in campo dopo i due liberi realizzati dal play mortarese, quindi si riparte con la rimessa da fondo campo per la formazione ospite. Si incarica della rimessa Crusca. La palla da Crusca nelle mani di Ceppi, chiama lo schema, fronteggiato da Basani, passa a metà campo in questo momento il numero 4, sale per ricevere Marotto, scambia in due, ancora la palla per Ceppi, da questa ancora Marotto, sempre Monacelli su di lui, si avvicina a spalle a canestro, poi riapre per Frontini dalla lunetta, il suo tiro è corto, il rimbalzo però è preda di Lovato che beffa Garcia, palla nelle mani di Ceppi, quindi avrà un'altra occasione per continuare, prova a giocare a due, va per Lovato, si apre la difesa, Lovato cerca un sottomano un po' complicato e la palla viene respinta dal ferro, quindi palla nelle mani Mortara, da Invernizzi a Monacelli, Monacelli batte Marotto, si arresta, poi scarica in lunetta per Muzio che va da Basani, Basani apre per Invernizzi, tiro da tre punti del capitano che va a segno, 23 Mortara, 14 Nerviano, palla nelle mani di Marotto, sale per ricevere Ceppi, Basani gli sporca il pallone, per l'arbitro si può giocare, ancora Marotto palla in mano, tutto il blocco di Frontini per andare in penetrazione, c'è il contatto falloso di Muzio, primo fallo per Mortara e due liberi per il numero 8, primo fallo anche di Muzio, 1 minuto e 58 secondi alla fine del primo quarto, due liberi per il numero 8. Non va il primo libero di Marotto, pronto ad entrare nella partita anche Davide Lonati. C'è un'intesa tra Basani e Monacelli, assegno il secondo libero, 23 Mortara, 15 Nerviano, esce proprio Muzio che ha avuto un buon impatto sulla partita, cambio, torna Nuklic, esce Ceppi. 23 Mortara, 15 Nerviano, 1 minuto e 58 secondi, diciamo esordisce nella partita anche per Davide Lonati con la maglia numero 70, la rimessa nelle mani Monacelli, ma subito in marcatura Nuklic, passa la metà campo in questo momento del play Umbro,
apre per Invernizzi che viene a riceversi il pallone, fronteggiato da Crusca, ancora Monacelli, si apre Basani ma non riceve, ci cerca il gioco per Basani che poi arriva dopo un servizio di Lonati. Basani va in slalom, poi scarica per Garcia che corre molto bene alla linea di fondo e va a appoggiare due punti. 25 Mortara, 15 Nerviano, 1 minuto e 27 alla fine del quarto, palla in mani di Crusca, si apre per ricevere Frontini, c'è il taglio di Crusca che però non viene servito, Frontini tiene in mano la palla, poi scarica per Nucleus, da questi a Marotto, Marotto va in penetrazione, arriva l'aiuto di Lonati, chiedevano un contrasto falloso, gli arbitri fanno giocare, colle velocemente il campo Basani che va a appoggiare in fondo alla retina. 27 Mortara, 15 Nerviano, 1 minuto e 1 secondo alla fine del quarto. In questo momento pronto Capitan Bandera sulla linea di, sulla sede di cambio. La palla è per Cruz che si apre a 3 punti. Arriva in ritardo Invernizzi e viene punito dalla bomba di Crusca. 27 Mortara, 18 Nerviano. Fallo di Marotto. Corrado si alza a protestare. Due liberi per Mortara. Chiedevano proteste, primo fallo per il numero 8, due liberi per Basani. Corrado prova a far valere le proprie ragioni con la coppia arbitrale, richiamo per il coach milanese che ricordiamo è stato sulla panchina dell'allora Mortara negli anni 80 e 90, cambio, esce Frontini, esordisce una partita Bandera con il numero 14, quindi due liberi per Basani. Almeno 4-5 falli. Vabbè, ha chiuso gli occhi in altri momenti. Assegno il primo libero di Basani, ancora un tiro libero per il numero 8 in casacca Expo Inox. Corto il secondo, rimbalzo di Crusca, 28 Mortara, 18 Nerviano, ultimi 43 secondi di gioco, palla per Lovato, da questa Crusca, c'è il taglio profondo di Marotto che non riceve, sale per ricevere lo stesso numero 8, fronteggiato da Monacelli, scarico per Nuklic, molto lontano dal canestro, Basani è con lui, vediamo cosa decide di fare, prova a batterlo, Basani resiste alla difesa, poi Marotto mette a posto i piedi allo scadere 24, recupera il pallone sull'errore Garcia. Zanellati chiama un tiro perché mancano 15 secondi in questo momento alla fine del quarto. Mortara può andare fino al termine, manda via tutti, chiama Lonati per il blocco Basani e arriva anche Bandera. 6 secondi, vediamo cosa decide fare Basani. Stoppato, però era subito la stoppata, però la coppia arbitrale decreta il fallo e quindi altri due liberi per Mortara. Fallo del numero 14 Bandera. Primo fallo per lui, 2 secondi e 3 centesimi alla fine. 2, 3, 4, 5. Due liberi per Basani, poi 2 secondi e 3 centesimi per chiudere il quarto. Decisamente. Assegno il primo libero di Basani, ancora un tiro libero per lui, dopodiché. Assegno anche il secondo. 30, Mortara 18. La rimessa se ne incarica Lovato, va da Bandera che tira da metà campo, il tuo tiro scheggia il tabellone nella parte alta, finisce il quarto. 30 Mortara, 18 Nerviano, ci sentiamo per la ripresa del... Pronti per tornare in campo dopo il primo quarto, 30 Mortara, 18 Nerviano, per Mortara ci sono in campo Monacelli, Basani, Garcia, Andrea Facchi fa il suo esordio della partita sostituendo un ottimo Invernizzi e Lonati, dall'altra parte ci sono Nuklic, Crusca, Bandera, Lovato e Marotto, quindi il quintetto che ha chiuso il quarto. La rimessa è nelle mani di Monacelli, fronteggiato da Marotto, arriva in aiuto, arriva Lonati, serve Garcia, la palla, giocano due lui e Garcia, poi arriva in aiuto Crusca, sporca il pallone e la palla viene stoppata. Garcia tocca, sporca, poi Lonato non tocca, quindi palla persa da una parte, palla persa dall'altra, si può ricominciare con Garcia che ha fatto la rimessa, la palla nelle mani di Monacelli, sempre Marotto in marcatura su lui, sporca il pallone sul tentativo di Garcia, palla per Mortara, 19 secondi per l'azione offensiva dei gialloblu,
La riceve Monacelli sulla rimessa di Garcia, va ancora dal suo pivot argentino. Stavolta il gioco 2 con lui. Probabilmente il contrasto sembrava un po' più sporco di altri. Gli arbitri fanno giocare stavolta. Va, corre velocemente la palla per Nuklic, che mette a posto i piedi, fa rimbalzare il pallone. Rimbalza di Garcia, palla nelle mani di Basani che apre per Monacelli. C'è Inverni, c'era tutto solo Andrea Facchi. Lo vede in questo momento, poi decide di non tirare dopo il servizio di Leonati, quindi Mortari decide di ragionare e Basani va a sfidare Bandera, si arresta sulla lunetta, il tiro va a fondo della retina, 32 Mortara, 18 Nerviano, 8 minuti e 50 secondi alla fine del secondo quarto, palla alle mani di Marotto sempre, poi da questi a Bandera, l'apertura è per Nuklic, palla per Lovato che va a sfidare Garcia. Gli sporca il pallone la difesa Mortale, chiedeva anche l'ultimo tocco del numero 0, ma per gli arbitri la palla, adesso l'arbitro va a discutere con Monacelli, cambio, esce Nuklic, torna Ceppi. Rimessa nel fondo campo, 10 secondi per l'azione offensiva, ok, dalla arbitro ha fatto una sorta di cambio volante perché stava parlando con Monacelli. Esce, è uscito il numero 10, ok, si può riprendere, ok, si può riprendere, 10 secondi per l'azione offensiva degli ospiti, la palla da Marotto a Lovato, Lovato apre per Ceppi, Ceppi ha fronteggiato da Basani, arriva il blocco dello stesso Lovato, la riapertura per Lovato che finta il tiro va in penetrazione, sbaglia anche questo appoggio allo scadere dei 24, palla per Basani che corre velocemente il campo, rischia l'infrazione di passi, poi va da Garcia che decide di andare in penetrazione, si appoggia al tabellone e va a segnare, 34 Mortara, 18 Nerviano, 8 minuti e 20 secondi alla fine del secondo quarto, palla nelle mani di Krusca che la restituisce a Marotto, si apre per ricevere Ceppi, Marotto decide di fare tutto da solo, poi gli sporca il pallone Morselli, lo recupera Andrea Facchi che va da Basani e va a segnare, e quindi 36 Mortara, 18 Nerviano, 8 minuti e 4 secondi, e Coach Corrado deve rifoggiarsi in time out. Pronti a tornare in campo dopo il time out chiamato da Coach Corrado, che ha visto i suoi subire anche in questo inizio di ripresa. 36 Mortara, 18 Nerviano, 8 minuti e 4 secondi. Corrado ha esaurito i time out, dall'altra parte si può riprendere dopo la volata dei due argentini con Basano che è andato a appoggiare altre due fonti in fondo alla retina. Si riprende con la rimessa da fondo campo l'effetto la Krusca dopo il recupero di Andrea Facchi. Pronto per Krusca per la rimessa. E Ceppi, il giocatore deputato a costruire il gioco, con passa nel metà campo frangiato da Basani, apre per, si apre Krusca ma lo riceve, arriva il blocco di Lovato, sale ancora nuovamente Krusca che sfrutta due volte il blocco di Lovato, bel tiro, non va, rimbalzo di Leonati che fa la voce grossa, Basani va da Monacelli, Monacelli però è da solo, decide quindi che è giusto ragionare, la palla è per Leonati, Leonati aspetta l'uscita di un compagno, arriva Basani, aspetta Monacelli nell'angolo, Monacelli batte la difesa, poi scarica per Andrea Facchi, si alza da tre punti, non va il suo tiro, rimbalzo di Marotto, aveva scelto la cosa più, la giocata, ma poteva starci, Krusca in velocità, gli sporca il pallone un'altra volta Andrea Facchi, qui Leonati, è Garcia che corre il campo, rischia l'infrazione di campo, protestano i tifosi della panchina, gli parte Nerviano, la palla è per Monacelli, arriva il blocco di Leonati, Monacelli si spazia, arriva Garcia, va con Bandera, sporca il pallone, lo recupera Basani, un po' di confusione, Basani si alza da 9 metri e va a segno, 39 Mortara, 18
18 Nerviano, 6 minuti e 50 secondi alla fine del secondo quarto, palla nelle mani di Marotto. Marotto prende lo spazio su Lovato, poi va in penetrazione con Monacelli. Arriva Garcia e lo stoppa, prova a toccare il pallone Marotto, addirittura chiede l'intervento perché è entrato in scivolata Marotto. È rischiosissimo il fallo del numero 8 Marotto. Cambio, esce Crusca, torna Corti. Secondo fallo per lui. E Garcia che effettua la rimessa, palla nelle mani di Monacelli, da questi ancora Garcia, si apre, vorrebbe ricevere palla a canestro Basani, che poi scarica per Lonati dal mezzo angolo e attira a segno di Lonati. 41 Mortara, 18 Nerviano. 6 minuti e 20 alla fine del secondo quarto, è entrato Corti, ha alzato il quintetto il coach Corrado, vediamo cosa farà. La palla è da Ceppi, vorrebbe Lonati, arriva invece Bandera, fronteggiato da Lonati. Andrea Facchi capisce anche questa, gli sporca il pallone, vorrebbe Bandera, però glielo tocca. Pronto ad entrare anche Gabriele Facchi. Esce Monacelli, entra con il numero 10 Gabriele Facchi. Pronto un cambio anche in casa Nerviano, pronto ad entrare Marotta. Esce Marotto, 6 minuti e 7 secondi alla fine del secondo quarto, 41 Mortara, 18 Nerviano. Palla nelle mani Basani che ha mandato via Gabriele Facchi, passa nel campo, serve Garcia. Garcia aspetta proprio Gabriele Facchi che tocca il suo primo pallone, apre per, arriva il Andrea per aiutarlo, la palla è per Basani che va in zingarato in mezzo all'area e trova il fondo della retina. 43 Mortara, 18 Nerviano, 5 minuti e 44 alla fine del secondo quarto, palla nelle mani di Ceppi, corre, tiro da metà, non va, Garcia recupera il pallone, poi però lo scarica nella faccia di Facchi, poi la riapertura è per Ceppi, l'apertura ancora Corti, da questi è Bandera, brutta palla persa da Garcia che ha avuto fretta di liberarsi, la palla è per Marotta, da questi a Ceppi, 12 secondi per l'azione offensiva, arriva il blocco di Corti, la riapertura nell'angolo per la bomba che non va di Bandera, il rimbalzo di Lonati, la palla è per Andrea Facchi e poi Gabriele che chiama lo schema, passa nel metacampo il numero 8, il numero 10 scambia con il numero 8, la palla è per Lonati dopo che la tocca da Basani, aspetta l'uscita di Garcia che arriva molto lontano canestro, c'è la palla, va nelle mani del player argentino che batte nuovamente la difesa, stavolta tiene il contatto Lovato, chiedeva il fallo, la palla è per Bandera, si corre dall'altra parte, Corti, la riapertura è per Lovato, l'angolo per il tiro che non va di Ceppi, tocca il pallone Garcia ma lo recupera Marotta, fallo di Gabriele Facchi, primo fallo per lui. 43 Mortara, 18 Nerviano, 4 minuti e 38 secondi alla fine del secondo quarto, c'è pronto un cambio, torna in campo Frontini, esce Bandera, primo fallo per Gabriele Facchi, primo fallo di squadra anche per Mortara in questo quarto, un attimo perché le indicazioni di coach Corrado sono probabilmente per mettersi in difesa zona, vediamo come cosa succederà, intanto c'è l'attacco con Marotta che ha fatto la rimessa da fondo campo, vediamo, si apre per ricevere Ceppi, lo segue, la palla va allora lontano per Corti, ancora Marotta, Cibacca rimane e qui prima uno fischia infrazione di passi, l'altro fischiato fallo di Gabriele Facchi, devono infrazione di passi, oggettivamente la stoppata sembrava pulita, secondo fallo consecutivo di Gabriele Facchi, scusate, chiedevano infrazione di passi perché e quindi niente, due liberi per Marotta, secondo fallo per lui, secondo fallo di squadra per Mortara, due liberi per il numero 12, oggettivamente la stoppata sembrava molto pulita, tanto che ha fischiato l'arbitro lontano dall'azione, comunque in lunetta il numero 12 ha segno il primo libero, ancora un tiro libero per il numero 12 entrato da pochi secondi in campo, ha segno anche il secondo, 43 Mortara, 20 Nerviano, zona, passa la metà campo Mortara, la palla nelle mani di Basani dopo che la si da Garcia, è una zona 2-3,
vediamo come la attacca Mortara, palla a Bersani, 6 secondi per la zona offensiva, Bersani batte, fallo di Lovato in recupero, assolutamente abbracciato da dietro il play argentino, però era rimessa, non era in azione di tiro, quindi rimessa davanti alla panchina di Zanellati. Si incarica del messo lo stesso Bersani, sempre zona per la Gabriele Facchi per Bersani, palla nella linea di fondo per Garcia, va Lunati in mezzo all'area, poi deve scaricare per Garcia che finta, va e poi mette in frazione i passi. Brutto attacco di Mortara, il primo sulla zona, Zanellati prova qua e decide di chiamare time out per fermare un attimo e far ragionare i suoi ragazzi. 4 minuti tondi tondi alla fine del secondo quarto, 43 Mortara, 20 Nerviano. Si torna in campo dopo il timeout chiamato da Zanellati, dopo il primo attacco a zona Mortara ha perso palla con la palla persa di Garcia con infrazione di passi, si riprenderà 4 minuti tondi tondi alla fine del quarto, 43 Mortara, 20 Nerviano, Corrado si attarda qualche secondo in più a dare indicazioni ai suoi ragazzi, Mortara si è già piazzato in campo, intanto c'è l'assistente di Corrado che sta parlando con l'arbitro. Si torna in campo, quindi si riprenderà con rimessa nella zona difensiva per Nerviano, se ne incarica Marotta, fronteggiato da Gabriele Facchi, la palla è per Ceppi, su di lui c'è sempre in marcatura Bersani. Passa da metà campo in questo momento il numero 4, scambia con Marotta, ancora arriva il blocco di Corti, Ceppi gioca con Corti, poi va e si fa stoppare un'altra volta da Garcia che lo ha aspettato al varco, la palla da Gabriele Facchi ed Andrea Facchi, vediamo come attacca Garcia, palla in mano, aspetta l'uscita di Lonati, Zanellati dice ai suoi di parlare, la palla va a Bersani che decide di sfidare Corti, poi prova a batterlo in penetrazione. La palla non va, fallo su Garcia che è andato a rimbalzo, fallo, ha preso un colpo sul naso ricadendo Garcia. Due liberi per il pivot argentino che ricadendo ha preso il colpo, esce Bersani, torna Monacelli. Ha preso il colpo. Ancora. Pronto un altro cambio, pronto a tornare Bandera. Esce Lovato, torna Bandera. Due liberi per Garcia. Sembra Garcia, sembra che possa continuare. Due liberi per il pivot argentino. Preso un colpo scendendo dall'azione di tiro. Lunghissimo il tiro libero. Purtroppo per Garcia i tiri liberi non sono novità, i tanti errori di quest'anno. A segno il secondo, 44 Mortara, 20 Nerviano. 3 minuti e 22 alla fine del secondo quarto, palla nelle mani di Marotta, fronteggiato sempre da Gabriele Facchi che lo francobolla, sale per ricevere Ceppi, l'apertura è per Bandera, Andrea Facchi su di lui, finta, poi va da Frontini, Lonati su di lui, ancora palla per Marotta, va in penetrazione, si arresta dai 5 metri e va a segno Marotta, 44 Mortara, 22 Nerviano. Palla in mano di Gabriele Facchi, da questi a Monacelli che passa a metà campo. L'apertura è per Garcia. Va ancora a riprendersi il pallone Monacelli. 8 secondi dell'azione, rischia di perderla. Si ingambera, va via Monacelli, si alza dalla lunetta. Il tiro è corto, su rimbalzo lungo premia Marotta che era rimasto indietro in giro. Brutto attacco di Mortara che si è un po' fermata.
arriva in recupero Leonati, il fallo però è di Monacelli da dietro, quindi due liberi per Corti. Fallo del numero 6. Zanellati dà indicazione a Gabriele Facchi di chiamare il gioco. Due liberi per Corti, primo fallo per Monacelli, terzo fallo di squadra per Mortara in questo quarto, tre altrettanti di Anerviano. A segno il primo libero di Corti. Ancora un tiro libero per il lungo che ha vestito la maglia del Lignano nelle ultime stagioni. A segno anche il secondo. 44 Mortara, 24 Nerviano. Pressione su Gabriele Facchi che passa velocemente da metà campo. Passi di Facchi, ma Frontini gli si è agganciato nettamente ad un braccio. Palla persa da metà con la Mortara. 2 minuti e 21 secondi alla fine del secondo quarto. Palla nelle mani di Ceppi, fronciato da Monacelli. Sembrava abbastanza netta la trattenuta del numero 16. Scambiano Corti e Ceppi, ancora Ceppi che va in penetrazione. Poi scarica per Corti, gioco a due. Si è un po' fermato l'attacco di Mortara e ne paga anche la difesa. Palla in mano di Monacelli che passa da metà campo negli 8 secondi canonici. L'apertura è per Garcia, si apre per ricevere Andrea Facchi, molto lontano da canestro. La zona ha messo un attimino in crisi Mortara. Palla nelle mani di Gabriele Facchi, da questi ad Andrea Facchi che guarda il canestro, poi va da Monacelli. Palla ferma, Monacelli dovrà forzare la conclusione. Tira allo scadere dei 24 Lonati, non va, rimbalzo è di Corti, di Frontini, brutto all'ennesimo attacco di Mortara, troppo tempo, palla ferma, palla per Frontini, fronteggiato da Lonati, la palla è per Marotta, sale, riceve Ceppi che rimane da solo, tiro a tre punti è corto, il rimbalzo è preda di Lonati che va più in alto di tutti, la palla è per Monacelli, da questi a Gabriele Facchi che chiama lo schema, ancora Monacelli, ancora Gabriele Facchi, va in penetrazione, scarica ancora Monacelli, si alza da tre punti, il tiro è storto, il rimbalzo di Marotta. Marotta supera la difesa, poi la riapertura ancora per Corti da tre punti, entra ed esce Frontini, Garcia lo stoppa in un primo tempo, l'arbitro poi fischia il fallo del numero 14. Oggettivamente sembrava abbastanza pulita la stoppata di Garcia, tant'è, due liberi per il numero 16. Fallo di Lonati, viene dato fallo a Lonati. Cambio, esce Gabriele Facchi, torna Basani, due liberi per Frontini, a segno il primo, bonus speso da Mortara in questo momento. Un attimo il defiance, ha subito un 7-0 di parziale. A segno anche il secondo, 44 Mortara, 28 Nerviano, 8-0 di parziale, cambio, torna Nuklić, esce Marotta. Rimessa di Garcia, la palla nelle mani di Basani, fronciato da Nuklić. La pressione a tutto campo della difesa di Nerviano, passa da metà campo, la riapertura è per Andrea Facchi, Gabriele in panchina, la palla è per Monacelli, sempre la zona, Mortara sta subendo. Palla nelle mani di Garcia, fronciato da Frontini. E altro brutto tiro di Mortara, di Garcia, palla nelle mani di Ceppi, da questi a Bandera che si alza nettamente da due punti, sbaglia il tiro, rimbalzo di Garcia, palla nelle mani di Monacelli, aveva nettamente i piedi sulla riga. Ultimi 22 secondi di gioco, Mortara non può andare fino al termine ma può cercare di gestirla un po' meglio, ovviamente gli ultimi attacchi sono stati brutti. Monacelli va nel cuore dell'area, scarica per Basani che va in penetrazione, si spazia. Il tiro è cortissimo, arriva Lonati che però è scaduto il 24, ennesimo brutto attacco di Mortara che negli ultimi 3 minuti si è un po' fermata. 4 secondi e 8 centesimi per l'azione offensiva di Nerviano per andare poi al riposo lungo. La rimessa è di Bandera, la rimessa è di Bandera, la palla è per Ceppi che corre velocemente il campo, non va a tirare a canestro, sì, e sbaglia. Finisce il secondo quarto, 44 Mortara, 28 Nerviano. Nerviano era andato anche 44-20, poi ha avuto un 8-0 di parziale. Ci sentiamo per la ripresa. Pronti a tornare in campo dopo l'intervallo lungo, 44 Mortara, 28 Nervianese, Mortara in campo con Monacelli, Basani, Invernizzi, Garcia e Muzzoni. Intanto è iniziata la partita, dall'altra parte ci sono Ceppi, Krusca, Nuklić, Frontini e Corti, stessa cosa per coach Corrado che replica il quintetto di inizio gara, palla nelle mani di Frontini, da questi a Krusca, il blocco forte di Corti, Krusca batte il
tentativo di recupero di Muzio e va a segno. 44 Mortara 30. Palla nelle mani di Invernizzi che guarda Muzio e commette infrazione di passi sulla difesa. Brutta giocata di Muzio che ha esitato, è arrivato Kruski in recupero. 44 Mortara 30 Nerviano, brutta palla persa della formazione mortarese, rimessa nelle mani di Ceppi. Mortara dalla metà del secondo quarto, quando è arrivata a 44-20, si è inceppata quando Corrado è passato a zona. La palla nelle mani di Nuklic che va in penetrazione, scarica ancora per Kruska, balata Invernizzi, recupera il pallone Garcia, poi lo riperde per non evitare l'uscita a campo. E ancora Kruska, un po' qui. 4-0 di parziale per iniziare il quarto. 44 Mortara, 32 Nerviano. Sempre la zona della formazione ospite. Mortara, quando è andata la zona, non c'è più capito letteralmente nulla. Va Garcia che gli sporcano il pallone e lo perde anche stavolta. Terza palla persa. Zanellati decide che è subito il caso di chiamare time out perché i suoi non ci hanno capito nulla. Brutto approccio dei mortaresi, palla persa in attacco per la seconda azione offensiva. Zanellati decide di chiamare time out perché è il caso di fermare un attimo. Ripetiamo, da quando la formazione del Viano si è messa a zona, più o meno 3-4 minuti alla fine del secondo quarto, Mortara non ci ha più capito letteralmente nulla. Mancavano 4 minuti giusti alla fine del secondo quarto quando Corrado ha chiamato time out, dopodiché ha messo a zona 2-3. Delle Mortara praticamente non ha più segnato e continua il momento di critica, e allora Zanellati decide che è il caso di ragionare subito con i suoi ragazzi. Due brutte forzature. Si torna in campo dopo il timeout chiamato dal coach mortarese. 44 Mortara, 32 Nerviano, 8 minuti e 53 secondi alla fine del terzo quarto. Palla nelle mani di Nerviano che l'ha recuperato con la palla persa di Garcia. Pronto per la rimessa Kruska, autore dei 4 punti di questo quarto per la formazione in casacca nera. Si apre per ricevere Ceppi, Invernizzi cerca l'anticipo, la palla per Nuklic fronteggiato da Munacelli, aspetta l'uscita di Kruska, arriva invece Ceppi che si apre da 3 punti, non va il suo tiro, Garcia è da solo a rimbalzo, ci mette una mano sola, non si capisce il motivo di questa scelta, è andato con una mano sola, Zanellati dice due mani, ha cercato un controllo a mano sola, la palla gli è schizzata sulle gambe, palla persa, pericolo sventato, si ricomincia altra azione offensiva per l'azione ospite, si alza Kruska da 2 punti e va ancora a segno, è caldissimo il numero 7. 44 Mortara 34 Nerviano, palla nelle mani di Garcia che passa nel metà campo, va da Invernizzi, da questi ancora Monacelli, sempre zona 2-3. Mortara non è ancora fatto un canestro, sono passati quasi 2 minuti oltre i 4 del secondo quarto, ci prova Basani a giocare uno contro tutti, la riapertura per Invernizzi, da questi Monacelli da 3 punti, a segno Monacelli che interrompe un digiuno lunghissimo. Mortara si è messo quasi 6 minuti per fare canestro. 47 Mortara, 34 Nerviano, palla nelle mani di Nuklic, gliela sporca Monacelli, arriva Kruska che apre da 3 punti, va a segno, ribatte subito. Nove punti consecutivi di Kruska in questo quarto. Muzio interrompe il palleggio, rischia, poi lo aiuta Monacelli, palla per Basani, Garcia in punto avrebbe il pallone, riceve in questo momento il numero 14, la palla è ancora per Basani che deve affrontare Nuklic, va in penetrazione il play argentino e trova il fondo della retina. 49 Mortara, 37 Nerviano, 7 minuti e 25 alla fine del terzo quarto, palla in mani di Ceppi, si apre per ricevere Ceppi, gioca due con Corti, caduto male Ceppi che ha scaricato bene per Corti, la difesa ha collassato sul numero 4, un colpo all'inguine sembra così. 49 Mortara, 39 Nerviano, 7 minuti e 16 secondi, dà l'ok Ceppi che probabilmente può continuare, l'arbitro fa sedere la panchina di Nerviano che era tutto in peso per
palla in mano di Monacelli, da questi a Basani, che scambia ancora con il numero 6, finta il passaggio, Monacelli poi passa da metà campo direttamente, lo aiuta Garcia, la palla è per Basani, chiama lo schema il play argentino, ancora Garcia molto lontano a canestro, ancora Monacelli nell'angolo in Vernizzi, finta il tiro, infrazione di passi. No, non ha avuto la voglia di tirare in Vernizzi e ha commesso infrazione di passi. Altra palla persa in attacco da Mortara, palla nelle mani di Ceppi, Corrado dà indicazioni sulla fase d'attacco, palla per Crusca, scambiano i due, ancora Ceppi sale per ricevere Nuklic, la riapertura ancora per Crusca, si apre a tre punti, non va Corti a posizione migliore rispetto a Muzio che commette fallo. Zanellati ha qualcosa da dire alla coppia arbitrale. Il secondo fallo di Muzio. Tecnico alla panchina. Mi sembra. Quindi è tiro libero per Legnano e poi possesso palla ancora per la formazione ospite. Sembravano abbastanza lecite e nei limiti della decenza le proteste di Cozzanellati. Abbiamo visto di molto peggio su questo campo. Il ferro aiuta Crusca. Nerviano, la palla nelle mani Corti, da questi a Ceppi, si apre Corti, la riapertura ancora per Ceppi da tre punti, ma da due punti e va a segno. 49 Mortara, 42 Nerviano, palla nelle mani di Basani che passa a metà campo, sempre la zona per la formazione ospite. Mortara finta il tiro Monacelli, ma non riesce ad attaccare, non si è pronto a tornare Leonati, lo manda molto lontano, palla per Muzio, scambia con Basani che dovrà inventare. La palla per Monacelli che finta il tiro da tre, non tira neanche stavolta. Si alza da tre punti Basani, il tiro è corto, la palla è gialla, ci mancava solo che non la desse gialla perché oggettivamente c'era solo Frontini a rimbalzo. Esce Muzio pronto a tornare Leonati, 5 minuti e 58 secondi alla fine di questo terzo quarto, Mortara in netta difficoltà. Viene settato a 14. C'è stata la rimessa di Invernizzi, si apre Monacelli ma non riceve, arriva Garcia, palla persa da Mortara, fallo di Basani. Invernizzi, brutta rimessa per Garcia, non so. Ennesima brutta giocata di Mortara che si è spenta, chiede l'antisportivo a Corrado, però se le proteste di Zanellati sono state sanzionate da tecnico, queste sono uguali. Rimessa di Nuklic, la palla per Frontini, da questi a Ceppi. Palla per Ceppi, sempre Crusca, su di lui c'è Basani in marcatura, la palla per Nuklic, la palla ancora per Frontini, vorrebbe Corti. Scarico per Ceppi che si alza da tre punti, tiro non va, fa la voce grossa Lonati, poi la palla è nelle mani di Basani. La palla è per il numero 70, da questi a Monacelli, sale l'Invernizzi per ricevere, pronto a tornare Marotto. Basani rischia di perdere il pallone, 8 secondi, non c'è fallo di Nuklic, qui Mortara guadagna 14 secondi. Tecnico anche alla panchina di... questa è la compensata del tecnico. Compensato tecnico alla panchina di Nerviano e stesso metro, e c'è dovrebbe esserci il cambio. Chiuso il naso a segno Basani, 50 Mortara, 42 Nerviano. Cambio, esce Nuklic, torna Marotto. 5 minuti e 16 secondi, 50 Mortara, 42 Nerviano, sempre in zona per la funzione ospite. Arriva Garcia molto nel canestro, scambia con Basani,
la palla è per Monacelli che finta un'altra volta, tiro da tre punti, rischia di perdere anche la maniglia. Garcia dovrà forzare e poi trova un bel canestro in rollata. 52 Mortara, 42 Nerviano, palla nelle mani di Frontini, a questi Aceppi che scarica per Corti, il tiro non va, Leonati a posizione a rimbalzo, palla nelle mani di Basani, corre Monacelli ma non c'è l'angolo di passaggio, la palla è da Leonati a Invernizzi che finta il tiro, rischia, si alza da Garcia da tre punti, non va, Leonati sporca il pallone ma rimane nelle mani di Corti. Palla in mano ai Ceppi, Corrado dà le indicazioni su quel tipo di attacco attuare in questa azione. Sale per ricevere Marotto ma non riceve la palla. Abbondante il blocco di Corti, non è la prima volta in questa partita. Fallo di Corti che si è tuffato sulle caviglie di Basani che rimane a terra. Qui si era tuffato sulle caviglie di Basani, ci ha messo un attimo l'arbitro a fischiare, comunque fallo di Corti, terzo fallo per lui. È un carpettiere il 22! Si riprende con la rimessa per Mortara. E palla canestro! Fatto! Si chiede di asciugare il parquet. Deve arrivare Bettanti a dare un asciugamanino a Invernizzi, che si incarica di effettuare l'asciugatura del campo. Si riprenderà con la rimessa per Mortara, con Basani che ha subito il fan. Palla in mano Invernizzi da questi Basani, sempre zona per la sanzione ospite. Arriva Leonati molto lontano a canestro, non guarda Invernizzi, va da Monacelli. Ma questi è Basani che si alza da tre punti, non va il suo tiro, Leonati a posizione, Frontini usa un po' troppo le braccia sulle grazie di Leonati, ma l'arbitro fa giocare, palla nelle mani di Marotto, sale per ricevere Krusca, stavolta è Basani che va in marcatura su lui, prova a ricevere Ceppi, rimane Invernizzi con lui, ancora una volta il blocco di Corti. Fallo antisportivo di Leonati in recupero, secondo la coppia arbitrale, quindi due liberi. Due liberi e palla nelle mani. Due liberi per Frontini e palla nelle mani. E palla poi ancora per Nerviano. Guarda i blocchi del 22 invece di le cazzate. Bruno Mortarese chiede di verificare perché oggettivamente Corti allarga un po' troppo i gomiti, è già successo più di una volta. Assegno il primo libero ai Frontini, ancora un tiro libero per lui. Assegno anche il secondo, il ferro lo accoglie, 52 Mortara, 44. Rimessi in attacco, 52 Mortara, 44 Nerviano, 3 minuti e 40 secondi alla fine del terzo quarto. Ancora Corti allarga il blocco, qui Garcia bravissimo, tocca il pallone, Corti invece allarga clamorosamente i gomiti, stavolta era clamorosa la giocata del numero 22, lo va a sfidare Basani, fallo in attacco di Basani, questo se l'è inventato letteralmente. Come fanno in attacco? Esce Leonati, entra Lovato e esce Ceppi. Fallo di Basani. Quarto fallo di squadra per Mortara. Oggettivamente è cambiato la partita, ma è cambiato anche un po' alcune scelte arbitrali. Stanno nervosi i mortaresi. Palla in mani di Marotto. Ancora il blocco. La palla per Krusca. Altro blocco.
non va il tiro di Corti, Garcia recupera il pallone, passa la metà campo, decide di giocarla da solo, poi apre per Basani, ancora Garcia, spalla canestro. Qui ha cercato una forzatura di troppo Basani, oggettivamente non ci stava, poteva giocare, corre Marotto, si arresta da tre punti e va a segno, ha da due punti viene dato. 52 Mortara, 46 Nerviano. Mortara si è fermata a... non riesce ad attaccare questa zona, oggettivamente sarà anche sporca, ma palla sempre troppo ferma, palla per Invernizzi, la palla è per Garcia, 4 secondi, altra palla persa, ma altra brutta giocata di Mortara, palla è per Crusca da 3 punti, a segno, 52 Mortara, 49 Nerviano. Mortara si è letteralmente fermata, ha segnato una miseria, ha buttato via un sacco di palloni, ha subito il ritorno, pronto ad entrare Andrea Facchi. Non si capisce più niente, Gialbo, si sono spenti. Ancora una volta, palla troppo ferma. Vengono fischiati. Lancelli da tre punti, a segno allo scadere, ci voleva proprio per Mortara. 55 Mortara, 49 Nerviano, 1 minuto e 36 alla fine del terzo quarto, palla in mano di Marotto, ancora Crusca che va in penetrazione, apre per Frontini, da questi a Lovato, Lovato va in penetrazione e passi, se non è fallo è passi, non va il tiro da tre punti, Lovato si è fatto male, chiedono il fallo di Lovato che ha dato una... Pronto, doppio cambio, Mortara è pronto ad entrare Andrea Facchi, dall'altra parte c'è Nuclic che probabilmente sostituirà Lovato che è dolorante, mi ha dato l'ok per intervenire la panchina per soccorrere il numero 0, tiene il ginocchio destro. Abitato di merda, state petrando. Esce Invernizzi, torna Andrea Facchi, dall'altra parte sarà Nuclic il giocatore deputato a sostituire probabilmente Lovato, si è nel ginocchio. Si rialza il numero 0, ha preso un colpo sul ginocchio. Mortara, 49 Nerviano, 1 minuto e 19 alla fine di questo terzo quarto, da incubo per Mortara che ha subito un parziale notevolissimo. Palla da Basani per Monacelli, sempre zona di Corrado, meno male che non gli piace giocare a zona al coach milanese, ma oggettivamente ha risolto. La palla è per Lonati, un po' forte lo scarico, si alza da tre punti Garcia, non va il tiro, Lonati a rimbalzo a posizione Brucia Nuclis, ancora Garcia, la palla è per Basani, ultimo minuto del quarto, rischia di incespicare, ancora Corti contro Basani. E Basani si alza da tre punti, 58 Mortara, 49 Nerviano, palla in mano in Marotto, sale per ricevere Nuclic, c'è Andrea Facchi sulle piste di Crusca, sempre Corti, i blocchi di Corti, non ce n'è uno buono. E fallo di Garcia, adesso l'ha visto però. Garcia che ha spinto un altro Corti che però non sta fermo un secondo d'onesta. Non ha fischiato un fallo a Corti, non fa un blocco regolare il numero 22, ancora Monacelli va a far valere le proprie ragioni. Assegno il primo libero di Corti, però oggettivamente pronto a tornare Bandera dall'altra parte. Non va il secondo, rimbalzo di Garcia. Palla nelle mani di Lonati, a palla Andrea Facchi, Monacelli, Crusca, la panchina diceva abbiamo falli da spendere, Crusca va a spenderlo a 17 secondi e 5 centesimi alla fine del quarto, Mortara a questo punto non può... Esce Corti, torna Bandera per questi 17 secondi, torna alla difesa uomo Corrado, fa segni suoi per questi 17 secondi e mezzo, Mortara a 14 secondi di azione offensiva, ha ancora un fallo, Corrado dice abbiamo ancora un fallo da spendere.
Pronto Monacelli per la rimessa, si apre, riceve Garcia, ancora la palla in Monacelli, c'è il blocco di Garcia. Fallo di Frontini, ci ha messo un po' a fare il fallo, a fischiarglielo. 6 secondi e 7 centesimi, bonus speso anche per la formazione ospite in questo fallo. Zanellati dice mancano 6 secondi. Ancora Garcia, arriva Basani per il pallone. L'ultimo tocco è del numero 8 Mortarese, quindi palla persa in frazione di campo, brutta scelta nell'attacco, 2 secondi e 2 centesimi. Si riprende con la rimessa di Bandera, ha guadagnato 10 metri l'arbitro. Crusca da 3 punti, non va il suo tiro, non viene beffata Mortara giustamente. 58 Mortara, 50 Nerviano, alla fine di un terzo quarto di incubo, nella quale una gran parte ce l'hanno messa la coppia arbitrale, che ha fischiato in maniera vergognosa, tollerando tutti i blocchi di Corti, che in ogni azione è sempre fallo, ma tant'è. Ci sentiamo dopo l'intervento. Una decina di secondi per tornare in campo dopo l'ultima interruzione, 58 Mortara, 50 Nerviano. Devono essere, non sono stati azzerati i falli, però Mortara è in campo con Monacelli, Basani, Garcia, Andrea Facchi e Lonati. L'altra parte ci sono Nuklic, Marotto, Bandera, Frontini e Crusca. Torna a zona la formazione ospite, palla per Garcia nell'angolo, si apre Andrea Facchi che si alza dalla lunetta e va a segno. 60 Mortara, 50 Nerviano, palla in mano di Marotto, su lui in marcatura c'è Monacelli, arriva il blocco, palla per Crusca, da questi a Nuklic che batte la difesa mortarese, non va a segno, arriva in recupero il fallo di Monacelli sul rimbalzo di Frontini, fallo del numero 6 mortarese, due liberi per Frontini, secondo fallo per lui, primo fallo per Mortara in questo quarto, due liberi per il numero 16. A segno il primo. A segno anche il secondo. 60 Mortara, 52 Nerviano. Sempre la zona. Monacelli va da Basani. Devono... Passano in campo nei canonici secondi. La palla è per... ancora Monacelli, palla ferma, palla di Andrea Facchi, aspetta l'uscita di Basani nell'angolo che batte Crusca, si appoggia al tabellone e va a segnare altri due punti. 62 Mortara, 52 Nerviano, 9 minuti e 1 secondo alla fine di questa partita, la palla è per Nuklic, sempre Basani su due in marcatura, fallo di Basani, secondo fallo di Svalle per Mortara e terzo fallo di Basani. Pronto per la rimessa Nuklic, la palla è per Marotto, blocco di Frontini però, e qui Garcia sta fermo e fallo di Nuklic, è fallo prima e fallo anche questo, cioè, sempre a scoppio ritardato. Zanellati ha qualcosa da dire alla coppia arbitrale perché arrivano sempre a scoppio ritardato. Terzo fallo di Nuklic, primo fallo di squadra per Nerviano in questo quarto. Palla di Monacelli che è il giocatore del punto. Palla nelle mani di Lonati, arriva Garcia in lunetta, ancora Basani, fronteggiato da Nuklic, vorrebbe Andrea Facchi, prova a battere Nuklic, lo batte, va in... e trova il fondo della retina ancora. 64 Mortara, 52 Nerviani, 8 minuti e 28 secondi alla fine della partita, era caduto il tabellone dei 24 secondi. Pronto per la rimessa Nuklic, andrà verso Marotto. Zanellati dà indicazioni ai suoi ragazzi sulla difesa, Marotto si incarica di passare a metà campo, la fa in questo momento, scambia con Nuklic, arriva il blocco di Frontini, va in penetrazione, apre per Crusca, frangiato da Andrea Facchi, ancora Marotto ma in penetrazione, sta con lui molto bene Monacelli, il tiro è cortissimo, rimbalzo di Garcia, la palla da Basani a Monacelli, deve passare a metà campo negli 8 secondi, pronti a tornare Ceppi e Lovato, la palla è per Monacelli.
e qui Monacelli si ingambera e arriva Garcia e cancella Marotto. Gli ha preso grandissima difesa di Garcia. Monacelli deve fare un monumentone al suo compagno. La palla è per Lonati, ancora Garcia, ancora Basani. 9 secondi all'azione, stavolta la scarico per Monacelli da 3 punti e va a segno ancora Lorenzo Monacelli. Corrado chiama time out. 67 Mortara, 52 Nerviano, 7 minuti e 28 secondi alla fine della partita. Grandissima la giocata di Garcia che ha preso il tempo a Marotto. Si torna in campo dopo il time out chiamato da Corrado dopo la bomba di Monacelli. 67 Mortara, 52 Nerviano, 7 minuti e 28 secondi alla fine della partita. Pronto per la rimessa a fondo campo la bomba del play mortarese. Devono sistemare i 24 secondi perché dal tavolo non è in un angolo. Vediamo se c'è l'ok dal tavolo. Sembra che sia tutto a posto, si può ricominciare. Quindi rimessa, se ne incarica Lovato. La palla è per Ceppi. Sale per ricevere Krusca, su di lui c'è sempre Andrea Facchi. La riapertura per Lovato. Mi sembra una chiamata abbastanza. Quarto fallo di Basani. Sembrava l'avessi presa più col piede che più con altro. Infatti ci avevo preso col piede. Quarto fallo di Basani, terzo fallo di Mortara. Pronto al cambio, torna in Vernizzi, va a sedersi Basani. Oggettivamente fischiata pesante e sinceramente sembrava che avesse preso nettamente col piede. Palla in mano di Bandera, da questi a Ceppi, sale per il blocco di Frontini, non va il tiro, la rimbalzo di Monacelli che batte anche Garcia. Monacelli passa a metà campo, scambia con Garcia, c'è l'uscita profonda, non c'è, arriva Lonati, da questi a Invernizzi, ancora Monacelli, la palla è per Andrea Facchi, cerca di farla girare il più possibile. Andrea Facchi, il suo tiro è corto, rimbalzo ai Ceppi che brucia Invernizzi. Palla nelle mani di Lovato, da questi a Bandera, ancora Krusca, è tornato Invernizzi su lui in marcatura. Si apre Ceppi per ricevere, sta con Monacelli, c'è il blocco di Frontini e poi tocca a Frontini, colpisce con un ginocchio, la recupera Andrea Facchi. Palla per Monacelli che passa alla metà campo servendo poi Lonati, aspetta l'uscita di Invernizzi, sempre zona per la formazione ospite. La palla è per Garcia in mezzo all'area, però non ha protetto la palla Garcia, gli arbitri in questi contatti non li hanno fischiati, non ha protetto il pallone. Palla persa dal pivot argentino, palla per Ceppi che scarica per Bandera, da questi a Krusca che fa stupare da Lonati. Per gli arbitri è falloso, però è arrivato molto tardi, l'ha fischiato un'altra. Pronto a tornare Corti, quarto fallo di squadra per Mortara, fallo di Lonati, pronto Corti, esce Bandera, terzo fallo di Lonati, due liberi per Krusca, due liberi abbondanti perché oggettivamente la stoppata di Lonati pareva buonissima. Mortara in bonus, Nerviano un fallo solo in primo quarto. Non va il libero di Krusca, diciamo un quarto, nell'altro quarto ha speso il bonus a 6 secondi dalla fine e dovendo recuperare, vedremo cosa succederà in questo quarto. Ancora Krusca, non va neanche il secondo, la sporca Garcia, gliela tocca Frontini, gliela porta via, non aveva equilibrio, 0 su 2 di Krusca, ma palla ancora nelle mani, la riapertura per Frontini e stavolta la tuffa di Lonati è buona.
stavolta è buonissima la stoppata di Donati e Frontini si rifugia in palla 2. 4 secondi per l'azione offensiva di Nerviano, la Francia premia i neri ospiti, quindi rimessa da fondo campo con 4 secondi per l'azione offensiva della formazione di coach Corrado. Van Frontini si sta sgolando, Corrado, per dare il posizionamento ai suoi giocazzi. Chiedevano i 5 secondi e poi non va il tiro di Ceppi, palla nelle mani di Invernizzi che decide di fermarsi, va da Monacelli. 67 Mortara, 52 Nerviano, 5 minuti e 30 secondi in questo momento alla fine della partita. Arriva Invernizzi, la palla è per Lonati che vorrebbe finta il tiro, Monacelli va da Garcia che si alza da 3 punti, dentro e fuori. E la palla premia Crusca, tiro dentro e fuori, ci stava il tiro di Garcia, anche se palla nelle mani di Ceppi. Arriva il blocco di Frontini che riapre oltre nei 3 punti e tiro a segno. Nessuno si è accoppiato con Frontini e quindi che è andato a segno. Deve passare la metà campo Mortara, però Invernizzi non deve fermarsi sulle linee. 67 Mortara, 55 Nerviano, palla nelle mani di Garcia. Arriva sale Invernizzi, la palla è per Lonati, rischioso il passaggio di Lonati che però trova Monacelli che sfida, si alza Andrea Facchi da 3 punti, il tiro è sul ferro, il rimbalzo premia la difesa di Nerviano con Ceppi che va in penetrazione, poi scarica per Lovato che decide di giocarsela uno contro uno con Garcia. Bella giocata, bel giro tiro di Lovato che però non trova, palla nelle mani di Andrea Facchi che va da Monacelli, passa la metà campo Mortara in questo momento. Arriva sale Lonati, pronto a tornare Basani che scambia il gatto di quattro palla, palla per Invernizzi, molto rischioso il passaggio. La palla è per Garcia, sempre fermo il pallone, Garcia va a sfidare Corti. Il tiro è dentro e fuori, Lonati lotta, è l'ultimo a toccare però. Prende anche un colpo sul ginocchio. Cambio per Mortara e timeout chiamato da Corrado. 3 minuti e 57 alla fine della partita, 67 Mortara, 55 Nerviano. Secondo timeout chiamato dal coach ospite. Mortara pronto a tornare Basani, uscirà Andrea Facchi. Pronti a tornare in campo, ho chiamato da Corrado, 67 Mortara, 55 Nerviano, 3 minuti e 57 secondi alla fine della partita. 7 minuti un fallo e terzo quarto ha segnato dove hanno fatto... Torna Basani, gravato i 4 falli, esce Andrea Facchi, rimane in campo Lonati, si riprenderà con la rimessa a fondo campo per la formazione ospite, dopo il tiro non è andato a segno. Palla nelle mani di Crusca, da questi a Ceppi che fa ripartire l'azione. Corrado dà le indicazioni su come giocare, su Crusca marcato c'è Invernizzi, la palla è per Frontini, marcato da Leonati, vorrebbe Lovato spalla canestro, arriva Crusca, si alza da 3 punti, non va il suo tiro, a rimbalzo c'è solo Garcia, palla nelle mani di Basani, sempre la zona intanto, Chiantino a chiamare la zona, palla per Monacelli. Ancora Basani, chiama l'uscita di Lonati per il blocco, va a trovare il Corsi. No, veramente era fallo. Ancora palla 2, Garcia e Corti. Stavolta la freccia è per Mortara. Si recupera il pallone, 14 secondi per l'azione offensiva di gialloblu dopo il...
3 minuti e 21 secondi alla fine della partita, si asciuga il parquet dove è andato per terra i due giocatori. Si può, dopo l'asciugatore del campo si può, esce Monacelli, si apre Lonati, la palla è per Invernizzi, non torna alla canestro, arriva il blocco di Lonati, ancora Invernizzi per Monacelli, sfida Lovato, poi interrompe il palleggio, va da Monacelli e questi a Garcia che va a cercare l'appoggio a canestro, 69 mortale, 55 Nerviano, 3 minuti e 2 secondi alla fine della partita, palla per Frontini, sempre Lonati su di lui, aspetta l'uscita di Ceppi, arriva in questo momento, ennesimo blocco e movimento di Corti, non va il tiro, Garcia a rimbalzo fa la voce grossissima e ancora una volta palla nelle mani di Basani, passa la metà campo il play Mortarese, da questi a Monacelli, scambiano i due esterni, la palla per Invernizzi che non guarda il tiro, ancora Lonati. E questo è antisportivo tutta la vita, se fischia, perché gli ha preso le braccia senza cercare la palla. Tant'è, comunque fallo, fallo sempre. Addirittura neanche i due liberi, stava tirando. Questa è clamorosa la scelta. Era antisportivo. Sei una roba scandalosa! Decisamente insufficiente la direzione arbitrale, perché questo stava tirando Garcia, gli si l'ha abbracciato letteralmente. L'ha letteralmente abbracciato, la rimessa è per Invernizzi. La palla è per Gasani. Due falli di squadra spesi fino ad ora da Nerviano, Era sotto che stava facendo cosa! E Basani gioca uno contro uno con Corti, poi lo batte in, deve stare attento, Lovato va a sfidarlo e poi non potendo difendere arriva il canestro, 71 Martara, 57 Nerviano, palla per Basani, da questa Invernizzi, ancora Lonati che scarica ancora, siamo entrati gli ultimi due minuti di partita, Invernizzi interrompe il palleggio, sempre 7 secondi. C'è il bellissimo taglio di Monacelli, l'assist di Garcia. 73 Mortara, 57 Nerviano, 1 minuto e 45 secondi alla fine della partita. Ennesimo blocco in movimento di Corti. Esci dall'area di tanto! Fallo di Garcia che ha fatto tutto lui, una ruspa. Fallo di Garcia. Ha fatto tutto Lovato, però non ha trovato il fondo della retina. Secondo fallo del pivot argentino, sembrava nel suo cilindro, ma tant'è, visto il metro arbitrale, due liberi per Lovato, assegno il primo, ancora un tiro libero per lui, sempre la zona di Corrado. Non va il, arriva Invernizzi e brucia Frontini. Palla Monacelli, da questi Invernizzi, ancora rischiosa, palla per Basani che si alza da 3 punti e va a segno, 76 Mortara, 58 58 Nerviano, 1 minuto e 21 secondi alla fine della partita, time out chiamato, terzo time out chiamato da coach Corrado. Mortara è tornato in campo dopo il terzo time out chiamato dal coach di Nerviano, che probabilmente sta cercando di limitare i danni in vista del girone di ritorno e dello scontro diretto. 1 minuto e 21 secondi alla fine della partita, 76 Mortara, 58 Nerviano. Ma come
E per la terza volta Corrado fa il minuto, lo fa durare 3 minuti, e adesso l'arbitro va a richiamarlo, ma la terza volta in tutta la partita decide di partire da fondo campo, quindi 24 secondi per l'azione offensiva della formazione. Sarà Cruz che effettua la rimessa, la palla è per Ceppi, passa da metà campo, sale Lovato ma non riceve, riceve in questo momento, va a fronteggiare Basani che ci ha provato, segna Corti, è sempre fallo ma non fischiano mai questi qua. Ultimo minuto di gioco, 76 Mortara, 60 Nerviano. Mortara porta a casa i tre punti, i due punti in palio. Monacelli non va, Garcia lotta, Lovato la tocca, la prende Lonati ma arriva Crusca perché aveva male opposizione. Invernizzi cerca di fronteggiarlo, palla nelle mani di Lovato che si alza da tre punti, tabellonata clamorosa. Poi Monacelli strappa la palla dalle mani di Corti e decide di ragionare. Passa nel metà campo in questo momento il play mortarese. Arriva il blocco di Garcia, Monacelli molto calmo, tiene il pallone. La va da Lonati. Salta Corti. Invernizzi da tre punti. Non va il tiro sul ferro, rimbalzo di Lovato, 12 secondi alla fine della partita, palla per Crusca, infrazione di passi di Crusca perché ha mosso stesso piede, stessa mano, stesso piede. A segno il tiro di Ceppi. Ci prova Basani da 90 metri, finisce 76 Mortara, 62 Nerviano. La cosa negativa della serata è la coppia arbitrale oggettivamente scadente. Due falli per Nerviano nel secondo quarto, quando stava recuperando, alla fine non fischiava neanche più. Comunque tant'è, Mortara dopo tre sconfitte torna al successo, rimuove la classifica, rimane a 4 punti la formazione. Corrado ha anche qualcosa da dire alla coppia arbitrale, mi sembra che possa stare zitto. Per questa sera è tutto, alla prossima.